Buongiorno Fiorellini, buongiorno. Come va? State bene? Molti mi hanno chiesto come mai spesso ho la sciarpa rossa. Allora, intanto non è una sciarpa, ma è una stola. Anzi, non è una stola. È una specie di foulard a lunga gittata. Questo lo metto perché quando faccio dei concerti, non so se mi spiego, e magari ci sono anche altri musicisti oppure viene gente sul palco, almeno con questo mi si vede, mi si nota tra la folla. E poi quando qualcuno vuole fare delle foto con me, con la sciarpa rossa devo dire che lei fa la sua giusto, dalla giusta fuoco. Alla foto in questione, quindi voglio dire, è un po' una strategia più che un vezzo, questa della sciarpa rossa. Oggi c'è da sorridere un po' guardando le notizie. Per quale ragione? Perché improvvisamente non diventi un casus belli questo, non è che qualcuno mi dica ecco Smaila, sei così, sei cos'è, ma improvvisamente non si parla più di fascismo. Cioè Landini, che aveva fatto in quel famoso comizio in Piazza del Popolo, penso, la sua battaglia contro io, Landini, ti vorrei rassicurare che non c'è più nessun fascista in Italia. Ci sono quelli lì di Forza Nuova che sono dei nostalgici, quelli che ancora si salutano romanamente, insomma. Ognuno. Cioè, tu pensa che ci sono ancora milioni di persone che non si vaccinano, ma vuoi che non ci siano 600-700 ancora nostalgici? Come cosa, chi può entrare nella testa della gente? Mentre si parla della terza dose, c'è ancora gente che deve farla prima. Buonanotte. A proposito, avete visto che in Portogallo, grazie ai vaccini, tutto sta tornando alla normalità. Quelli che sono contro il vaccino dovrebbero dare un'occhiata a quello che succede in Portogallo. Portogallo, avendo raggiunto l'85%, mi sembra, delle vaccinazioni, beh, oggi mi devo dirla fuori dai denti questa storia delle vaccinazioni. Volevo non parlarne più, ma insomma. Beh, in Portogallo, insomma, hanno quasi risolto. Incredibile. Dicevo che Landini improvvisamente sepolta la storia dei fascisti e così tutti gli altri, Letta, tutti quanti così, improvvisamente si è reso conto che i problemi sono ben altri. E quindi mi domando, Landini, è più pericoloso, sono più pericolosi i fascisti o la Fornero? Sei stato da Draghi ma non hai scucito nulla, eh? Con la storia delle pensioni ti stanno fregando, altro che fascisti. Sono le pensioni, Landini, i problemi. Sono le cose contingenti, i problemi, non le nostalgie. Ah, Dio santo, te lo devo dire io, ma insomma io vorrei essere super partes in questa storia, non voglio essere tacciato di niente. Mi sta chiamando Silvio, ma dovrò pazientare un attimo. Aspetta Silvio, sono in conferenza. Allora, Fanny, chiama Silvio per favore, digli che sto facendo il video. Grazie. Sono in una frenetica diciamo, streaming con Silvio per via delle musiche, no? Perché lui è a Catania, tra l'altro. Catania in questo momento è nell'occhio del ciclone, proprio nel vero senso della parola. Vabbè, insomma, quindi voglio dire, leggendo i giornali di oggi, le preoccupazioni di Landini dovrebbero essere. E dei sindacati dovrebbero. Non stai chiamando, Fanny? Scusatemi, c'è mia moglie che. E quindi. Questo è un po', insomma, è riepilogo. Ma insomma, nell'attesa, siamo al 27, domani compiamo il primo anno, Eddie, e questa sarà la gioia più grande che potevamo avere in famiglia. Ok? E quindi, cara Fornero. Questa è la storia. Mo mi chiama anche Recco. Bene. Allora, parliamo del libricino. Nel 1966
L'Arno straripò, creando gravi inondazioni, 66, e mettendo a repentaglio il patrimonio artistico di Firenze. Avevo 16 anni, all'epoca facevo il liceo. È una immagine stampata nella mia mente. Arrivarono a Firenze migliaia di giovani da tutto il mondo per aiutare i fiorentini a risolvere i loro problemi, a togliere l'acqua, a salvare i quadri, salvare i mobili antichi, salvare le statue. Sfilavano intorno e poi fecero una fiaccolata quando tutto si risolse e cantavano "We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, oh deep in my heart I do believe that we shall overcome someday." Tutto ciò mi emoziona moltissimo.